Architettura archetipo. Prima dell'architettura, magia e relazione con l'universo, con il tempo atmosferico, luogo di incontro e raccoglimento, rifugio, protezione e memoria. L'arte comincia forse con l'animale. Almeno con l'animale che ritaglia un territorio e fa una casa. Con il sistema territorio-casa, molte funzioni organiche si trasformano: sessualità, procreazione, aggressività, alimentazione. Ma non è questa trasformazione a spiegare l'apparizione del territorio e della casa. Al contrario, il territorio implica l'emergenza di qualità sensibili pure, sensibilità che smettono di essere unicamente funzionali e diventano dei tratti di espressione, rendono possibile una trasformazione delle funzioni. Senza dubbio, questa espressività è già diffusa nella vita e si può dire che il semplice giglio dei campi celebra la gloria dei cieli. Ma è con il territorio e la casa che l'arte diventa costruttiva ed erige i monumenti rituali di una messa animale che celebra le qualità, prima di trarne delle nuove causalità e finalità. È questa emergenza ad essere già arte, non soltanto nel trattamento di materiali esterni, ma nelle posture e nei colori del corpo, nei canti e nei gridi che demarcano il territorio. È uno scaturire di tratti, di colori e di suoni, inseparabili in quanto diventano espressivi. Deleuze Guattari. Sono vetri, però sono tutti levigati. Ormai sono anche belli, poi non tagliano più, no? Sono da lì. Ma qua sono proprio nuovi, belli taglienti. Ho attraversato il mare della laguna, mi sono immersa nell'acqua in momenti diversi. Alle prime luci dell'alba, al tramonto, ho osservato le maree e interrogato i viandanti. L'acqua del mare è diventata un luogo di riposo e di risveglio, la riva deriva, un luogo di nascita-rinascita e di incontro con la terra.